Anche voi amate gli animali? La maggior parte delle persone preferisce cani, gatti o coniglietti, ma in alcuni casi sono proprio gli animali più inusuali a rivelarsi compagni migliori. In questo video vi parliamo di una coppia che ha accolto in casa un cucciolo in pessime condizioni a causa di un brutto incidente vissuto per strada. Di solito un animale selvatico rimesso in sesto va reintrodotto in natura, ma alcuni di loro imparano ad apprezzare la compagnia umana e preferiscono restare in casa. Cat Wag ama tutti gli animali, sia quelli tipicamente domestici che quelli selvatici. La sua conoscenza della natura selvaggia l'aiuta a capire giorno dopo giorno di cosa hanno bisogno le creature che incontra durante le sue passeggiate. Per questo motivo, quando ha trovato per strada un cucciolo di procione in pessime condizioni fisiche, sapeva cosa fare per rimetterlo in sesto. L'animale era ricoperto di parassiti e aveva due larve di Dermatobia hominis nelle orecchie, una specie pericolosa sia per gli animali che per gli uomini. Era disidratato, soffriva di ascessi e altre ferite causate probabilmente da un incidente stradale. Le sue condizioni erano talmente drammatiche che le autorità competenti avrebbero certamente deciso di sopprimerlo, ma Kat era intenzionata a prendersi cura di lui finché non fosse stato in grado di tornare in natura. La donna ha contattato un altro esperto di procioni, Mazzo Ross, che l'ha aiutata a trovare uno specialista veterinario nelle sue vicinanze. Kat ha scelto il nome Loki per il cucciolo prendendo ispirazione dal dio norreno dell'inganno. Non poteva immaginare che quel soprannome si sarebbe rivelato calzante. Nella mitologia vichinga, Loki era giocoso e malizioso, si spingeva contro le leggi della natura e le norme della società. La famiglia Wag non avrebbe potuto trovare un nome migliore per quel simpatico procione, perché da quel momento in poi il cucciolo ha iniziato a comportarsi proprio come il suo omonimo. La famiglia Wag voleva riabilitare Loki per liberarlo nuovamente nella natura. Sapeva perfettamente che i procioni non sono adatti alla vita domestica e lo specialista aveva spiegato che crescendo il cucciolo avrebbe mostrato i suoi peggiori istinti distruttivi. Ovviamente aveva ragione. Una volta ho abbassato la guardia per un secondo e mi sono dovuta far mettere 5 punti nella mano destra, ha raccontato Kat. Loki non era nato come animale domestico e approfittava di ogni occasione possibile per ricordarlo alla famiglia Wag. Quando le sue condizioni hanno iniziato a migliorare, Kat e suo marito hanno montato una porticina per cani per permettergli di entrare e uscire di casa a suo piacimento. Forse non è stata la soluzione migliore, ma era l'unico modo per permettergli di rimanere in contatto con la natura. Oltre al piccolo incidente con Kat, Loki ha cominciato a mostrare atteggiamenti molto aggressivi durante la stagione degli amori. Kat era l'unica persona a cui permetteva di avvicinarsi, quindi il resto della sua famiglia era costantemente in allerta per evitare morsi e graffi. Loki ha rotto molti oggetti di valore, ha strappato la stoffa delle tende e dei cuscini e ha persino perforato una parete in compensato, ha raccontato la donna. Ancora una volta il procione stava ricordando alla famiglia Wag che non era un animale domestico, ma una creatura selvatica che doveva essere rilasciata in natura al più presto. «Bisogna avere molta pazienza per vivere con un procione», ha spiegato Kat. La maggior parte delle persone non sarebbe in grado di mostrare l'amore di cui hanno bisogno dopo degli incidenti simili. Dobbiamo essere sinceri, probabilmente noi non lo faremmo. Serve un livello di determinazione molto elevato e un grande amore per gli animali per accogliere un procione dispettoso come Loki. Kat aveva sempre saputo che Loki sarebbe dovuto tornare in natura e ha cercato di incoraggiarlo diverse volte ad esplorare i boschi nei pressi della sua abitazione. Kat ha incontrato molti volontari che si occupano di riabilitazione di animali selvatici e ha scoperto che tante famiglie provano ad accogliere dei cuccioli di procione, salvo poi rimetterli in libertà senza alcun tipo di accorgimenti quando si dimostrano inadatti alla vita domestica. Sono creature aggressive e distruttive, e le femmine possono rivelarsi ancora più violente dei maschi, perché con l'età sviluppano un comportamento protettivo nei confronti dei loro cari. La maggior parte degli animali lascia il nido per costruirsi una vita propria, ha spiegato Kat. Ma Loki era diverso dagli altri procioni. Per quanto venisse incoraggiato ad andarsene, infatti, il procione sceglieva sempre di tornare a casa e si intrufolava nell'appartamento attraverso la porticina per cani. Ormai aveva deciso che quegli umani erano la sua famiglia e non li avrebbe abbandonati tanto facilmente. Col tempo ha iniziato a comportarsi proprio come un animale domestico qualsiasi, lasciando che i suoi familiari lo accarezzassero e gli facessero il bagno, giocando proprio come un cagnolino e acciambellandosi come un gatto accanto ai suoi umani. In un video condiviso su YouTube, Cat Wag ha postato numerose fotografie che ritraggono Loki insieme ai suoi nuovi parenti umani e mostrano chiaramente il legame di amicizia che si era sviluppato tra di loro.
Proprio come il dio Norreno, anche il Procione è andato contro le leggi della natura ed è rimasto con la sua famiglia adottiva fino alla sua morte. Nel 2011 Kat ha portato Loki dal veterinario per vaccinarsi contro il cimurro e la parvovirosi, due virus molto contagiosi che possono rivelarsi fatali per i piccoli mammiferi. Il Procione purtroppo ha avuto una reazione allergica al vaccino ed è morto poco dopo. Kat ha raccontato sul suo canale YouTube che avrebbe scelto un medicinale diverso se avesse conosciuto i rischi del vaccino sui procioni. Per celebrare la vita del suo amico, ha scritto un messaggio commovente che ha condiviso con i suoi fan virtuali, ripetendo più volte che i procioni non sono animali domestici e che la situazione di Loki era una su un milione. Se trovate un cucciolo di procione in difficoltà o un adulto ferito, cercate una struttura specializzata nella riabilitazione degli animali selvatici e affidatelo a loro. Prima di sottrarre la creatura al suo ambiente naturale, assicuratevi che sia effettivamente stata abbandonata dalla sua famiglia, perché a volte le mamme si allontanano per qualche ora per cacciare. Inimicarsi una femmina di procione è un rischio che non volete correre. Kat continua a sostenere che gli animali selvatici non dovrebbero essere rinchiusi in casa, ma è contenta di aver trascorso quei mesi con Loki. Viv il castoro. I procioni vengono notati spesso mentre scorrazzano per le vie della città alla ricerca di spazzature. Quindi, anche se la famiglia Wegg aveva un animale domestico inusuale, l'avvistamento di una creatura simile è tutt'altro che strano. Questa seconda storia si ambienta a New York e parla del rapporto tra una famiglia umana e un animale forestale leggermente diverso. A maggio 2020 una donna ha trovato un castoro sul ciglio della strada e ha chiamato subito l'organizzazione Raising the Wild NY, che ha trascorso gli ultimi 10 anni a riabilitare le creature selvagge e prepararle al ritorno nel loro ambiente naturale. I castori sono degli animali sociali, in cui i cuccioli rimangono con i genitori per i primi 3 anni di vita. Quindi i volontari dell'associazione sapevano che quell'esemplare avrebbe dovuto affrontare un percorso molto lungo e delicato prima di essere pronto a tornare in natura. Nei 3 anni che trascorrono con le famiglie, i cuccioli di castoro apprendono tutto ciò che hanno bisogno di sapere per affrontare la vita adulta. Si prendono cura dei fratelli minori e imparano a costruire, riparare e pulire le dighe. I volontari lo hanno chiamato Biv e hanno cominciato il loro percorso assicurandosi che fosse a suo agio in acqua, perché il nuoto è una delle attività che i castori imparano dai loro genitori. In secondo luogo gli hanno dovuto insegnare a riconoscere il cibo buono da mangiare e il metodo più efficace per costruire una diga, proprio come avrebbe fatto la sua famiglia se fosse rimasto in natura. I castori sono animali sociali che hanno bisogno di uno stretto contatto con i loro familiari, spiegano i volontari sul loro sito internet. È per questo motivo che, anche se Viv è sempre stato libero di gironzolare per il rifugio, il cortile e lo stagno, spesso si intrufola negli uffici del personale per farsi fare le coccole dai suoi amici umani. Il cucciolo ha poco più di un anno e ancora ha molte cose da imparare. Per il momento sta imparando a usare gli strumenti che trova nella struttura, dalle scarpe dei volontari ai pacchetti di fazzoletti. Il suo rapporto con la nuova famiglia umana ci ricorda quello tra Loki e Kat. A Viv piace anche uscire in canoa con la sua famiglia, arrampicandosi sui remi e giocando a tuffarsi nell'acqua del lago. Sebbene sembri molto affezionato ai suoi amici umani, il castoro rimane comunque un animale selvatico e i volontari non consigliano di affezionarsi troppo. Prima di tutto, è illegale avere un castoro come animale domestico. In secondo luogo, presto i suoi ormoni lo spingeranno ad esibire un comportamento aggressivo nei confronti degli umani e a crearsi una famiglia tutta sua. Per il momento i volontari si divertono a riprenderlo in alcuni filmati che condividono sui canali social a lui dedicati. Potete seguire le sue avventure cercando chiocciola Beaver Baby Furry Love su TikTok e Instagram. In queste storie vi abbiamo parlato di due animali selvatici che hanno trovato una casa temporanea grazie ad alcuni umani attenti e premurosi, ma soprattutto esperti. Entrambe le loro famiglie avevano diversi anni di esperienza alle spalle nella gestione delle creature boschive e sapevano perfettamente che un giorno avrebbero dovuto liberarli nel loro habitat naturale. Se incontrate un animale in difficoltà, chiedete l'aiuto delle organizzazioni apposite e non affezionatevi troppo, perché presto sarete costretti a lasciarlo andare. Vi è mai capitato di soccorrere una creatura ferita? Ditecelo nei commenti! Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.